entriamo nel dettaglio della propagazione degli errori, cominciando dall'ultimo esempio, che è anche il più facile, è l'esempio della somma. Qui ho immaginato di misurare il bordo, la lunghezza del bordo di un banco con un righello da 20 cm e sensibilità 1 mm. Siccome il righello è più corto del banco, ho dovuto fare la misura con il riporto, cioè ho dovuto riportare il righello due volte, la prima volta 20,0 cm e la seconda volta 12,5 cm. Naturalmente il banco è lungo 20 più 12,5, 32,5 cm e questo è facilissimo. Ora dobbiamo capire qual è l'incertezza di misura. 32,5 più o meno quanto? Questa incertezza la chiamo delta L. È l'errore assoluto sulla lunghezza totale L. Vediamo come viene fuori questo 0,2 cm. Torniamo alle misure singole, 20 cm e 12,5, sono misure, come sempre, come tutte le misure del mondo, affette da una incertezza, perché non esistono misure infinitamente precise. Qui l'incertezza è di un millimetro su entrambe le misure. Questo vuol dire che io potrei essermi sbagliato di un millimetro. Per esempio, la prima misura in realtà poteva essere lunga 19,9 cm, cioè un millimetro in meno di quello che sembrava a me. E anche la seconda misura, anziché 12,5, poteva essere lunga 12,4 cm. Quindi, avendo sottostimato, anzi sovrastimato entrambe le misure, perché quelle vere sono, immaginiamo che fossero queste, 19,9 e 12,4 cm, allora la lunghezza vera del banco era 32,3 e non 32,5 cm. Viceversa, io potrei aver sottostimato le prime due misure e quindi le misure vere non erano 20 e 12,5 ma era 20,1 e 12,6. In questo caso la lunghezza del banco sarebbe di 32,7 cm. Quindi se io ho sbagliato tutte e due le misure sovrastimandole o sottostimandole di un millimetro entrambe, e allora in realtà mi posso sbagliare di 2 mm alla fine, perché abbiamo visto che la lunghezza minima del banco va da 32,3 cm fino alla lunghezza massima che è di 32,7 cm. Quindi l'incertezza sul nostro banco è di 0,2 cm. Ecco come viene fuori questo 0,2. In pratica bisogna fare la somma del millimetro di incertezza sulla prima misura, il millimetro sulla seconda, quindi delta L1 più delta L2 sarebbero queste due incertezze, questi due errori assoluti, un millimetro delta L1, un millimetro delta L2, bisogna sommarle e così abbiamo l'incertezza sulla loro somma. Un millimetro più un millimetro fa 2 mm e 2 mm è l'incertezza sulla lunghezza totale. Questa è la misura finale con valore centrale 32 cm e mezzo, errore però meno 0,2 più 0,2, quindi l'errore di 2 mm. Perciò la nostra misura finale, come sempre è affetta da errore, la descriviamo, la rappresentiamo come un intervallo ampio che va da 32,3 a 32,7 cm. Che è ampio, quindi un 2 mm a sinistra e un 2 mm a destra rispetto al valore centrale. Riepilogando, questo è il caso più semplice, quando uno ha due misure e le deve sommare, allora l'incertezza sulla somma è semplicemente la somma delle incertezze. Quindi si somma la prima incertezza con la seconda e viene fuori l'incertezza sulla misura finale. La stessa cosa vale anche utilizzando due righelli di sensibilità diverse. Per esempio lasciamo il secondo righello come prima di sensibilità 1 mm e invece il primo righello immaginiamo che sia molto più grossolano e abbia la sensibilità di 1 cm. Quindi in poche parole non abbia i millimetri, abbia soltanto le tacche dei centimetri, come si vede in questa figura. Ragionando come prima, con le sovrastime e le sottostime, si può dimostrare che la regola comunque rimane la stessa, cioè l'incertezza sulla somma delle due misure, la somma fa 32,5 cm come prima, l'incertezza si calcola sempre facendo semplicemente la somma delle singole incertezze, quindi bisogna sommare l'incertezza del primo righello e l'incertezza del secondo, 0,5 più 0,1, 0,6 cm. Da notare che ho scelto come incertezza
della prima misura non un centimetro, ma mezzo centimetro. Questo perché quando le tacche sono abbastanza larghe, come in questo caso, noi possiamo immaginare a occhio di vedere tra una tacca e l'altra un'altra tacca immaginaria e quindi ridurre l'errore che commettiamo a mezzo centimetro soltanto. Cioè, in altre parole, noi possiamo sempre dimezzare la sensibilità dello strumento immaginando con la mente che esistano delle tacchette intermedie tra quelle vere. Dunque, tornando alla propagazione degli errori, abbiamo visto che si somma questo mezzo centimetro con 0,1 centimetri, cioè le due incertezze delle due misure, cioè questa prima incertezza e questa seconda incertezza, e quindi il risultato finale sarà 32,5 più o meno 0,6 centimetri, che tra l'altro è scritto anche correttamente, perché ricordiamo che bisogna sempre controllare le due regole. La prima regola riguarda l'incertezza, che va scritta con una sola cifra significativa, e lo è, perché 0,6 è una sola cifra. E poi l'altra regola va applicata al valore della misura, che deve avere gli stessi decimali, un decimale, quindi va bene anche la seconda regola. Quindi questa misura è scritta correttamente e viene rappresentata con un intervallo che è centrato in 32,5 cm e poi c'ha una semiampiezza di 0,6 cm, quindi meno 0,6 più 0,6, quindi la nostra misura non è un valore preciso, come nessuna misura al mondo sarà mai un valore preciso, ma è sempre un intervallo, nel senso che il valore della lunghezza del nostro tavolo si trova all'interno di questo intervallo. Non possiamo dire che è 32,5 cm sicuramente, possiamo dire che la misura del tavolo, della lunghezza del tavolo, è compresa tra 31,9 e 33,1 cm.